Una cruenta battaglia in furia ormai da molti secoli e minaccia di annientare il mondo dei vivi e quello dei morti. I Grigori, demoni che da oltre 2000 anni vivono tra noi, stanno complottando la liberazione del loro venerato capo Asmodeus. Un oggetto rappresenta la chiave del potere dei Grigori e della liberazione di Asmodeus. Un antico testo chiamato Codex. Il tempo per combattere è vicino. Nell'anno 1976. Da quella parte, Deacon! Il Codex! Preso! Ma che? Gabe! Oh, mio Dio! È giunto il momento, miei cari amici, di pagare il prezzo del vostro tradimento. Un bel tentativo, piccolo mortale. Ma non è abbastanza. Dai, su, fatti sotto! Vieni qua, figlio di buona donna! Cazzo! E così finisce, Thomas. Presto la stella brillerà luminosa nel cielo. Il Signore è il mio pastore! Non manco di nulla! Egli mi conduce! Mi conduce ai pascoli erbosi! Il tuo signore ti ha condotto a questo, Thomas Deacon. Non ci sono pascoli erbosi qui. Solo la morte. Ci rivediamo all'inferno, coglione! Ah, la terra dei morti, casa dolce casa. Devo usare l'orsacchiotto e andarmene di qui, ho delle cose da fare.
preso! Bentornato a casa, Amorino. Cos'è questo casino? Questo casino è l'inizio della fine. Hai visto il segno nel cielo? È un messaggio, Shadow Man. Un messaggio del Bokor, Papa Morte. Babylon sta per crollare e tu con essa. Adesso balliamo. Giunti! Giunti! Dannazione! Devo parlare con Netty. Preso! Ottimo. Questo sarà utile. Oh, Gesù. Ottimo. Niente da fare qui, dovrei andare a parlare con Netty. Deve esserci un modo per aprirlo. Netty sarà nella chiesa fuori città, dovrei raggiungerla. Non fare sciocchezze.
Ti sarà nella chiesa fuori città, dovrei raggiungerla. La chiesa è vicina, devo muovermi. È qui intorno. Sì. La chiesa non è lontana da qui, dovrei muovermi. La chiesa non è lontana da qui, dovrei muovermi. Ah!
Ciao, Nettie. Come va, Mike? Ma, sai, il solito pestaggio da parte di una banda di balordi. Hai detto una banda? Già, hanno demolito il Wild Tar, mi hanno fregato la pistola e l'orologio di papà. Ah, e Jonty è scomparso. Sembra la banda di papà Morté. Ah, sì. Morté è un bokor con un voodoo molto potente e dedito a ogni sorta di attività criminale, droga, prostituzione, di tutto. La sua base è la vecchia piantagione oltre il lago di Terre Noire. Tra noi c'è una faida in corso da parecchio tempo, ma negli ultimi anni abbiamo rispettato entrambi una specie di tregua. La tregua ora sembra finita. Beh, credo sia tempo di andare a dargli una bella lezione. Hai ragione, dobbiamo. Tu vai a liberare Jonty e a riprenderti la pistola e l'orologio di papà. Per quanto riguarda l'armamentario, posso solo offrirti questo. Un macete. Ok, userò questo finché non riavrò la mia pistola. E fa attenzione, Mike. C'è una nuova stella nel cielo. È un brutto segno. Ci vediamo, Nettie. Jonty deve essere qui, da qualche parte. Fermo là! Jonty deve essere qui, da qualche parte. Tutta la cavalcava si chiamava Morte. Ed ecco mi apparso il cavallo verdastro. Colunque la cavalcava si chiamava Morte. Ed ecco mi apparve un cavallo verdastro. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte. Ed ecco mi apparve un cavallo verdastro. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte. Ed ecco mi apparve un cavallo verdastro. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte. Ed ecco mi apparve un cavallo verdastro. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte. Ed ecco mi apparve un cavallo verdastro. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte. Ed ecco mi apparve un cavallo verdastro. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte. Oh no, non mi picchiate, brutti uomini cattivi. Vi prego, smettete di picchiarmi. Farò il bravo, vi dirò tutto ciò che volete. Il presidente è un idiota. La regina d'Inghilterra ha le piatole. Mia madre se la faceva con gli asini. Jonty, sono io. Eh? Cosa? Oh, Michael, sei tu. Sono contento di vedere il tuo muso sorridente. Tieni bassa quella maledettissima voce. Cosa? La tua voce, tienila bassa. Questo posto è pieno di tubi di Morté. Oh, già. Ti sei divertito di nuovo con il trucco di Nettie? Oh, il simbolo sul mio capoccione? Sì, beh, non riesco proprio a segarmelo. So solo che mi prude da morire. Ora, perché non mi aiuti a scendere da qui, piccolo furbastro? Ehi, stai attento con quel coso. Ci manca solo che mi cavi un occhio. Ti caverò molto più di un occhio se non chiudi quel dannato becco. Mi prenderai al volo, vero, Michael? Oops, mancato.
Razza di idiota, credo di essermi rotto il cranio, il cervello mi schizzerà fuori da un momento all'altro! Quale cervello? Oh, divertente, davvero divertente, che ridere! Ok, usciremo da qui, ma devi stare basso, il che non dovrebbe essere difficile per te. Ah, ma quanto cavolo sei spiritoso! Ah, la gamba! La mia gamba, Michael! Gesù! No, la gamba è la mia gamba, Michael, io non credo di poter camminare, mi sa che dovrai trasportarmi tu. Sali sulle mie spalle. Ah, vattene, lasciami qui, sono certo che me la caverò. Sono sicuro che quegli uomini brutti e cattivi non mi squarteranno e non mi faranno mangiare la mia lingua. Non mi tentare, John D., sali sulle mie spalle. Ok, allora, se proprio insisti. A casa, Battista, e vedi di muoverti! Wow, su, dai, cowboy! Oh, molto divertente! Dove l'hai trovato? Ci crederesti, appeso per i piedi ad un albero Mapu. Sembrerebbe voodoo, segno vive, ho visto lo stesso simbolo sui muri del Wild at Heart. Papà Morte sarà anche voodoo, in lega con il Loa Sandi, ma... questo segno non è voodoo. Non so che cosa sia. Johnson, stai bene? Vieni a vedere! Allontanati da lui! Ma che diavolo sta succedendo? Ed ecco, mi apparve un cavallo per caso! Oh, grande Batala! Proteggi questo uomo e purifica questo scialdale e sprecalo cavalca! Cazzo! Va via! Dobbiamo fare una poudre per legare i serpenti. Riempi la zucca con 10 teschi d'uccello. 10 teschi nella zucca, ok, ho capito. Ora va! Sì. Sì. Nettie ha bisogno di 10 teschi d'uccello. Forse devo continuare a cercare. Questo sarà utile. Non credo che troverò altro qui dentro.
Ottimo. Bene. Ottimo. Devo trovare 10 teschi d'uccello, presto! Si avvicina il tramonto.
Dove sono le maledette teschi di cielo? Preso.
Neti? Qui sotto! Ecco. Grande Loa Elagua, proteggi il corpo del tuo servitore Jonti dal cheval che lo cavalca. Suppongo che quelli erano intesi per te. Ci può giurare, Shadowman. Morte è un Bokor molto abile. Non ho mai visto niente di simile. Non è interamente voodoo. Qui c'è anche dell'altro in gioco. Sono felice di essere stata abbastanza veloce e potente da respingere quest'attacco di Morte. Altrimenti adesso saremmo nella merda fino al collo. Ho trovato questo in tasca a Jonti. Suppongo me lo stesse portando quando l'hanno aggredito. È da Thomas Deacon. Credo che dovresti chiamarlo. Ok, di nuovo al Wild at Heart. Pronto, qui Thomas Deacon. Chiamo per conto di Nettie. Qual è il problema? Lei ha mandato a Nettie un biglietto, sopra c'era un simbolo. Ho già visto quel simbolo. Ma di che simbolo stiamo parlando? Accanto c'è scritta una parola, un nome. Morte. E poi, dove hai rivisto il simbolo? Sulla testa di un tizio. Il tizio è morto? Nettie è riuscita a tenerlo in vita, ma dice che ci sono in ballo forze che lei non conosce. Non è interamente voodoo, le sue parole esatte. Sai chi ha messo il simbolo sulla testa del tizio? Morte, un Bokor, sono stati i suoi Tugs. Va al cimitero di Lafayette Street, il cimitero Claire Mail. Non farti seguire. Va al cimitero e prendi il tuo posto tra gli angeli. Hai capito? Il mio posto tra gli angeli? Ma che diavolo vuol... Merda! Okay. Prendere il mio posto tra gli angeli. Che diavolo vorrà dire?
Suppongo di dover cercare degli angeli per prendere il mio posto tra loro, come ha detto il tipo. Eccolo, il mio posto è tra gli angeli. Tu sei quello con cui ho parlato per telefono, eh? Il viaggiatore tra i mondi di Nephi. Esatto. E tu sei Thomas Deacon. Allora, Thomas, a cosa è dovuto il tuo problema di mobilità? Come ho perso le gambe. Mi ha scagliato contro un muro un demone chiamato Samael. Ah, già, tu sei il tizio ossessionato con i demoni. Il termine corretto è Grigori Sephiroth. Il tuo amico, quello con il simbolo di Morteth sulla testa. Come sta? Sta bene, ma non è esattamente un mio amico. Metti una in gamba, metterà tutto a posto. Ma non sarà facile. Qui ci sono forze a lavoro ben più potenti che semplici Loa. La stella Ascensio è in fase ascendente e Morteth, può mostrare il suo vero volto. Pensi che questo Morteth sia un demone? Non lo penso, lo so. Morteth è Grigori Sephiroth. Il segno sulla testa del tuo amico è il suo. Uno dei sette segni del male che annunciano Armageddon. Morteth e i suoi amici, in tutto ci sono sette Grigori, aspettavano questa stella. Aspettavano il segno, aspettavano il giorno in cui poter liberare il loro capo, Asmodeus, dal pozzo. Qui stiamo parlando dell'Apocalisse, quella vera, con i sette Grigori che guidano la carica verso la fine del mondo. Ma davvero? Adesso che la stella Ascensio è qui, Morteth si è fatto un po' meno cauto, prendendosela con Agnetta e il tuo amico. Ehi, non è la prima volta, posso cavarmela. Avrei bisogno del mio aiuto. Io del tuo. Sai cos'è un Ermè? Devo dire di no, non è nel mio vocabolario. Prendi. Il tempo è vicino. Oh, cazzo. Migliaia di anni fa, questi Ermè furono dati ad ognuno dei sette Grigori Sephiroth dal loro capo, Asmodeus. Il Grigori Morteth, o Morte, come lo chiami tu, ha sicuramente la sua collezione. Se vuoi la prova che quello che dico è vero, vai nella tana di Morteth e portami qui uno di quegli Ermè. E tu non vieni? Avevi detto che ho bisogno del tuo aiuto. Tu non puoi fare nulla per fermare un Grigori, Shadowman. Ma ci sono modi per farlo, e più tardi, quando sarà il momento, te li mostrerò. Ok, lo farò. Troverò il tuo Ermè. Buona fortuna, Shadowman. E quando avrai l'Ermè, portamelo. Preferibilmente con le tue gambe ancora attaccate. Thank you.
Preso. Preso. Sono andato dal tuo amico Deacon. E che cosa ti ha detto? Mi ha detto di prendere un coso, chiamato Hermé, dall'altro tuo amico, Mortè. E che cosa aspetti, che geli in inferno? Fa ciò che ti ha detto Deacon. Portali il suo Hermé. Bene,